Alessandro Bruno, innanzitutto come possiamo sintetizzare questo momento della Tinacria? Sì, è un momento un po' particolare, diciamo che non ci sta girando abbastanza bene. Stiamo facendo, secondo me, anche delle buone prestazioni, però queste ultime tre partite abbiamo raccolto zero, niente. C'è un po' di rammarico, però dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, perché sì, è vero che abbiamo perso, però ci sono state sempre delle prestazioni positive. Cos'è, una compensazione di episodi a volte contro, a volte a favore? Sì, ma il calcio è così. Forse qualche volta abbiamo vinto, vedi l'ultimo con la Dove Stab, forse non meritavamo, ci è andata bene, qualche altra volta invece ci è andata male, vedi a Siena sabato scorso, vedi anche in casa con il Crotone. Ripeto, però la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, perché noi lavoriamo sempre al massimo, al 100%, per cercare di fare risultati. La strada è quella giusta, dobbiamo continuare a lavorare così, perché comunque se continuiamo a fare così, a giocare con questa intensità, sicuramente i risultati arriveranno. E invece giocare in maniera così ravvicinata, un tour de force di fine anno, può essere utile in questo momento? In questo momento per noi può essere utile, così ci buttiamo subito alle spalle il momento negativo. Dobbiamo cercare di fare il risultato al 100% con grande determinazione giovedì, e quindi per noi che giocatori non vediamo l'ora di affrontare questo impegno, e dobbiamo cercare di fare il bottino pieno a tutti i costi. Senti, personalmente com'è andato questo ritorno da titolare dopo un bel po'? Devo dire la verità, è andato abbastanza bene. Logicamente quando non si gioca da parecchio tempo, per uno come me non aveva i 90 minuti nelle gambe, però diciamo per quell'ora che sono stato chiamato in causa penso di aver disputato una buona gara. Il mister ci ho parlato per parecchie volte, quindi sa che comunque su di me può fare sempre affidamento, e quando vengo chiamato in causa cercherò sempre di dare il massimo.